fucking place. Salve a tutti ragazzi, qui è Bengvrat che vi parla. Oggi sono tornato con un nuovo episodio di Vrat Talk. Siamo al settimo episodio, come avevo annunciato sulla fanpage, che vabbè vi lascio qua sotto in descrizione. Avevo detto che avrei parlato di un argomento di Call of Duty stavolta, e sarà una delle uniche volte che parlerò di un argomento di Call of Duty, perché questa serie è più che altro incentrata a parlare di altre cose, di miei pensieri, di me stesso, vabbè, comunque cose di solito esterne, videogiochi o comunque poco legate. Stavolta invece ho deciso di parlarvi di Call of Duty, in particolare delle clip creative. In pratica, cosa sono le clip creative? Sono delle clip che si può dire che non abbiano standard, perché alla fine non si possono definire. Certo, ci sono delle clip creative che sono più belle di altre, però alla fine tutte le clip creative valgono tantissimo. Come avete detto nella fanpage, è uscito il Mintage di Lag, e questo Mintage è praticamente quasi tutto un Mintage di clip creative, perché le clip che sono state fatte sono, magari alcune sono feed, però sono su code vecchi, ad esempio code 2, code 3. Poi ci sono dei bounce che sono difficilissime da fare, ad esempio su MW2 e su MW3 c'è un bounce su state, un bounce su ground, che sono comunque clip abbastanza difficili da fare. Infatti io per il mio team sto cercando di fare alcune di queste clip, perché io vorrei portare anche un po' di creatività per migliorare comunque la qualità totale del mio stage. Sono un po' sfigato, devo dire, su queste cose, perché comunque sembra che non siano fatte per me questo tipo di clip, perché non netto mai niente, però comunque ci sto provando, e penso che comunque prima che uscirà il mio stage ne avrò ittate davvero un bel po', spero almeno. In quest'ultimo periodo non sto giocando più di tanto, e sto andando, cioè vabbè, sto giocando un pochettino di più a League of Legends, perché la connessione ovviamente su Call of Duty è una merda, e quindi preferisco magari giocare a League of Legends, dove la connessione però non influisce così tanto, ovviamente, perché essendo un po' un principiante ancora non mi rendo conto. Sì, un pochettino sì, però comunque non tantissimo. Cosa vuol dire fare una clip creativa? Una clip creativa non dovete vederla come una feed magari di Mitra, perché la feed di Mitra è una feed di Mitra. Io la vedo proprio in questo modo. A me non piacciono quelle clip creative in cui c'è la presenza di magari due Mitra. Già tre Mitra ci può quasi già stare, però due Mitra non ci sta assolutamente, perché non è una clip creativa, è una feed normale fatta con i Mitra. Per questo che le voglio differenziare. Farle su veterano non è far clip creative, ovviamente, anche fare una six on the switch con i Mitra in veterano non è fare una clip creativa. La clip creativa è fare qualcosa, inventarti qualcosa magari di tuo, magari che comunque hai già visto, che però sia una cosa difficile da fare. Ad esempio le grid feed sono delle feed in cui ci sono i quattro simboli diversi. Sempre nel Mintage di Lag ne trovate una che ha fatto, anzi due ne ha fatte, ne ha fatta una su Ardat, su MW3, e una invece l'ha fatta su Black Ops 2 con la 5-on, ha fatto 5-on di XPR e la pistola, e poi è andato avanti e ha finito la feed con quattro simboli diversi. Quella è una feed che vale comunque qualcosa, dipende da come la fai, in che spot e tutto, però comunque sia, sono feed che valgono davvero tanto. Che altre clip creative ci sono? Ci sono i bounce ovviamente, quelli di Code 4. Dipende da come e da dove li fai, ovviamente, perché se li fai con l'ausilio di un elevator, allora sì, quella è una clip creativa. Però se fai un bounce normalissimo, ad esempio, non lo so, su schianto, il solito bounce, no? Quelli bassi o comunque di media altezza non sono clip creative, sono bounce e basta. Per far diventare un bounce creativo devi fare un bounce in uno spot nuovo, comunque in uno spot davvero difficile da hittare, oppure farlo con un elevator, oppure farlo, non lo so, in un modo, in un gioco un po' in cui è difficile fare i bounce. Ad esempio a MW2 su state c'è il bounce alla cascata, c'è un bounce alla casa, in una casa che è in basso, che comunque trovate anche nel Mintage di Lag, in questo bounce. E questi due bounce sono clip creative che però ora stanno diventando un pochettino più viste, perché comunque sì, c'è tanta gente che li sta facendo, e quindi vabbè, alla fine sono clip che si vedono comunque abbastanza spesso nell'ultimo periodo. Su Code 5 le clip creative cosa possono essere? Possono essere i bounce, le clip, i trick shot da fuori dalla mappa, che comunque non fa praticamente nessuno, dei suicide in posti che comunque sono molto difficili, perché Code 5 è un gioco molto difficile per fare clip, e quindi tutte le clip che si fanno lì valgono davvero tanto. Anche i trick shot da magari da un punto in cui si arriva soltanto con un glitch vale tantissimo. Per quanto riguarda Black Ops 2, le clip creative sono un pochettino più difficili da fare, perché comunque sia c'è un elevator con i pacchetti di approvvigionamento da fare, che comunque quello è molto difficile, però comunque qualche clip creativa si può fare. Comunque sì, io vi ringrazio sempre di tutto il supporto che mi avete dato,
lunedì è uscito lo speciale dei 4K, arriverà ancora un altro video in teoria dei 4K, adesso sto vedendo un po' come organizzarmi per farlo, magari lo farò uscire settimana prossima, perché comunque sia questa settimana sono un pochino impegnato, magari domenica usciranno le top se riusciamo a commentarle, se non riusciamo è per colpa di Joey, quindi andate a dislikare il suo canale. Io vi ringrazio sempre, ricordatevi di passare ai link qua sotto in descrizione, alla fanpage, al video di lag, agli XY, al mio video di lunedì per chi non l'avesse visto. E vi ringrazio sempre, vi saluto e alla prossima, bella!